Generale, lei lo scorso mese di febbraio ha assunto una grande responsabilità, è un onore ma è anche una grande responsabilità, è il comando di 40.000 uomini e donne dell'aeronautica. C'è qualcosa che vuole dire loro dopo averli formalmente e non solo formalmente salutati? Noi dobbiamo far fede e aver fede in quello che noi siamo sempre. Uomini e donne che portano passione all'interno per quello che facciamo e soprattutto, io dico, quello che ci ha sempre unito è stata quella trasparenza, quell'etica della responsabilità che ci ha fatto operare come squadra. Per quello sono orgoglioso degli uomini e donne dell'aeronautica militare. La questione degli F-35 sono davvero così importanti? Riteniamo che questa macchina sia, da un punto di vista tecnico, il miglior sostituto oggi presente sul mercato per sostituire i nostri vecchi velivoli. Abbiamo impiegato quasi 236 velivoli tra Tornado e AMX. Questi 236 velivoli, domani, se autorizzati, saranno 75. Quindi ci consentiranno una riduzione di personale coinvolto nelle manutenzioni, ci consentiranno di ridurre le dimensioni della forza armata da un punto di vista strutturale, ci consentiranno di fare molte cose in più rispetto a quello che riuscivamo a fare ieri. Il costo del velivolo è più basso sia a velivoli, ad alcuni velivoli di quarta generazione. L'Italia in questa costruzione, oserei dire quindicennale, di questo sistema, ha posto le basi affinché questo potesse diventare una opportunità per il nostro paese in termini di capitali investiti, capitali in rientro nel medio-lungo periodo. Creiamo valore quindi in termini di posto di lavoro, posti di lavoro, di trasferimenti di tecnologia e quindi di capacità per la nostra industria di essere fortificata, un esercizio pieno di sacrificio, ma necessario per i prossimi 20 anni, per la nostra tecnologia industriale, per la nostra capacità di poter fare e di poter costruire anche il futuro. Quello che dirà il governo, quello che dirà il Parlamento, noi faremo. Però ci sono anche delle obiezioni che vengono da, tra virgolette, da esperti o da, i quali sostengono che le esigenze future della forza aerea nel segmento dei velivoli da combattimento potrebbero essere soddisfatti dal solo Eurofighter. Eurofighter nasce per fare la superiorità aerea ed è ottimo per fare la superiorità aerea, ma oggi abbiamo necessità di sostituire i Tornado, di sostituire gli AMX per i nuovi compiti che di qui a 20 anni naturalmente dobbiamo svolgere. Le immagini a più basso costo oggi io posso fare la stessa missione. Ecco di qui il mio parere tecnico del perché un velivolo JSF che mi costa di meno di un velivolo di quarta generazione e che mi fa di più e che mi dà tecnologia e che mi fa essere all'altezza dei paesi NATO, degli altri paesi anche europei, io credo che sia la soluzione più saggia per il nostro paese, la soluzione anche più economica in questo momento particolare. Quello che ha fatto la forza aerea nell'operazione Libia, logistica, organizzazione, compartecipazione. La Libia non sarebbe stata possibile senza la partecipazione attiva e di supporto logistico dell'Italia. Soprattutto i nostri decisori sapevano distinguere, avevano le istruzioni per distinguere quello che era italiano dislocato in Libia e quindi da non colpire, è quello che non era italiano. Non abbiamo avuto nessun incidente di danno collaterale.
due elementi fondamentali: la precisione dell'ingaggio, il secondo è la precisione degli effetti. La competenza, la dottrina, l'etica, la morale ci hanno aiutato a portare a casa un risultato per noi e per i nostri italiani. Quanto può essere risolutivo e quanto continua a essere importante il potere aereo, l'intervento dell'aeronautica? La visione, naturalmente, del potere aereo in combinazione con gli altri poteri, perché l'obiettivo che abbiamo non è il potere aereo, ma la missione. Noi dobbiamo assolvere la missione e dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo, quindi un po' di potere aereo, un po' di potere navale e un po' naturalmente di potere terrestre, quello che serve sul momento. Quali sono le risorse e le prerogative incedibili da parte dell'aeronautica? Il potere aereo nella sua essenza e nel suo core business. Il potere aereo oggi, tipo quello utilizzato in Libia, tipo quello utilizzato in Kosovo, lo può esprimere solo ed esclusivamente l'aeronautica militare, così come la esprimono tutte le aeronautiche del mondo. Un paese ha necessità di quel potere aereo per salvaguardare la propria sicurezza e la sicurezza dei propri uomini. C'è una linea rossa oltre la quale si va a mettere in discussione l'esistenza stessa dell'aeronautica militare come istituzione? L'aeronautica militare deve avere due capacità fondamentali. Uno, saper colpire le frecce che stanno cadendo sul nostro suolo, e questo si chiama difesa e sicurezza dei cieli. Il secondo elemento è colpire l'arciere che lancia le frecce, altrimenti il problema non si risolve. La revisione dello strumento militare ha avuto questo principio. A parità di risorse che il paese naturalmente può permettersi, efficientare quello che abbiamo in una chiave di rispetto per il personale, di rispetto per l'operatività, di rispetto per la rilevanza. Generale, lei ha parlato di uomini e donne come risorsa primaria per l'arma aeronautica. Non c'è il rischio con questi numeri di un invecchiamento eccessivo all'interno dei quadri, tra i quadri? Certamente un reclutamento così basso ci porterà tra 20 anni ai problemi di mancanza di personale. Lo abbiamo già visto nei nostri sviluppi di qui a 20 anni. I modelli di sviluppo delle singole forze armate, dell'aeronautica in questo caso in particolare, andranno rivisti col passare del tempo alla luce di quelle che sono le normative e le esigenze del paese. Quello che sorregge l'uomo è sicuramente il presente, ma soprattutto la prospettiva futura. È su quella che dobbiamo lavorare a fondo per cercare soluzioni che siano compatibili con quello che il paese oggi si può permettere. La mia preoccupazione è per le fasce più basse, che sono quelle sempre più colpite, più basse in termini di gradi e quindi anche di salario, di stipendi, che sicuramente andranno attenzionate e salvaguardate il più presto possibile. Che immagine ha dell'aeronautica tra 10 anni? L'aeronautica tra 10 anni poggerà sugli uomini e sulle donne di oggi. Vedere la passione, vedere come operano naturalmente queste persone oggi, come vengono addestrate. Ecco, su questo noi stiamo poggiando il nostro futuro. Voleremo sempre più in alto, ma con i piedi per terra. Grazie.